Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la mia mini rubrica settimanale in collaborazione con il sito di cinema Screen Week. Mancano solo pochi giorni all'uscita di Fast and Furious 7 e prima dell'iniezione di adrenalina serve un weekend di calma. Come sempre, oggi vi presento le nuove uscite in sala da giovedì. Stacca il telefono, spegni la TV, dimentica il citofono e look at me, baby! Perché le novità di questa settimana, adatte ad ogni gusto, te le dico io. Se avete voglia di un divertente film d'animazione, sappiate che torna la DreamWorks Animation. E dopo i successi di Cruz e Dragon Trainer 2, ecco arrivare un nuovo film d'animazione pronto ad entrare nei nostri cuori. Si intitola Home, a casa, ed è ispirato al libro per bambini The True Meaning of Smackday di Adam Rex. Il film è diretto da Tim Johnson, già regista di Zeta la Formica e della Gang del Bosco. Il nostro pianeta viene preso in consegna dai Boov, una razza aliena particolarmente fiduciosa, in cerca di un posto da chiamare casa. Tutti gli umani sono stati trasferiti, mentre i Boov stanno riorganizzando la Terra per renderla più confortevole per la loro razza. La giovane Tip riesce ad evitare la cattura e stringe un legame con un Boov bandito di nome Ho, doppiato in originale da quel pazzerellone di Jim Parson, direttamente da Big Bang Theory. La super pop star Rihanna, oltre a prestare la voce alla piccola Tip, la presterà anche per la colonna sonora. E nel cast originale di Voci nell'ombra troviamo anche Jennifer Lopez e Steve Martin. E per una serata di emozione e qualche lacrimuccia arriva l'ultimo lupo. Ha diretto Il nome della rosa, 7 anni in Tibet e Il principe del deserto. Parliamo del regista Jean-Jacques Annaud, pronto a regalarci una nuova pellicola ambientata nel regno animale, proprio come i celebri L'orso e Due fratelli. La trama vede come protagonista Chen Zhen, un giovane studente di Pechino che viene inviato nelle zone interne della Mongolia per insegnare a una tribù nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa dalla sua, Chen scopre di essere lui quello che ha molto da imparare sulla comunità, sulla libertà, ma soprattutto sul lupo, la creatura più riverita della steppa. Sedotto dal legame che i pastori hanno con il lupo e affascinato dall'astuzia e dalla forza dell'animale, Chen un giorno trova un cucciolo e decide di addomesticarlo. Il forte rapporto che si crea tra i due sarà minacciato dalla decisione di un ufficiale del governo di eliminare a qualunque costo tutti i lupi della regione. Chiamate il WWF, preparate i fazzoletti e attention, perché il film esce anche in 3D. Che ne dite di una tenera scaldatina di cuore invece? Ci pensa la famiglia Bélier. Dal regista degli Infedeli, Eric Lartigot, arriva una nuova commedia francese che vi farà dimenticare queste ultime giornate piovose di un marzo ogni anno sempre più pazzerello. Nella famiglia Bélier sono tutti sordi tranne Paula, che ha 16 anni. Nella vita di tutti i giorni, Paula svolge il ruolo indispensabile di interprete dei genitori, in particolare nella gestione della fattoria di famiglia. Un giorno, incoraggiata dal suo professore di musica, che ha scoperto che possiede un dono per il canto, decide di prepararsi per partecipare al concorso canoro di Radio France. Una scelta di vita che per lei comporterebbe l'allontanamento dalla sua famiglia e l'inevitabile passaggio verso l'età adulta. E come si fa? Al cinema andatevelo a guardare. E chiudiamo con French Connection. Vive la France! Ecco un'altra pellicola dei cugini d'Oltralpe e con protagonista Jean Dujardin. Premio Oscar come migliore attore 3 anni fa grazie allo strepitoso The Artist. Bello come il sole, lui e pure il film. French Connection è ambientato nella Marsiglia degli anni 70. Pierre Michel, giovane magistrato arrivato da Metz, città del nord della Francia, e accompagnato da sua moglie e dai figli, viene incaricato di occuparsi della cosiddetta French Connection, organizzazione mafiosa dedita al contrabbando mondiale di eroina. Nonostante gli avvertimenti, il giudice decide di portare avanti la sua crociata solitaria contro Gaetan Zampa, figura emblematica e padrino intoccabile della mafia marsigliese. Capirà ben presto che per ottenere dei risultati concreti deve cambiare il suo metodo di lavoro. Un film francese sulla mafia? Sono molto curiosa. Allora, di che film siete curiosi voi? Quale vi ispira? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Vi saluto e vi invito a vi piacere e followare le pagine Facebook e Twitter di Screen Week per non perdere nessuna cine news. Io invece sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!